Ma adesso lo spettacolo è arrivato attraverso il cinema, attraverso la televisione. Questa sera io mi ritrovo dopo 52 anni a ripetere qualche verso. Non sarò io a dire i versi, sarà qualche attore giovane, giovanissimo, ma a ricordare qualche verso. È sempre lo stesso effetto. Il pubblico è sempre il pubblico, nel senso è il pubblico al quale noi dobbiamo portare quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo fatto nel corso degli anni. Avendo poi avuto la fortuna di lavorare con Ronconi e di fare questo spettacolo che è andato in tutto il mondo, che in America, quando eravamo a New York, una sera venne dopo lo spettacolo un signore rotondetto, pieno di anelli, di collane, che mi disse: Guaglione, questa è my wife. Avessi tu bisogno di qualcosa? Questo è il mio biglietto da visita. Orlando sarà sempre servito. Era un italo-americano che stava facendo il suo mestiere di italo-americano. Ma per dire che si incontrano in tutto il mondo, è una maniera di parlare parlando la propria lingua, però ci si intende. Abbiamo portato in tutta Europa, abbiamo importato. Quando siamo andati in Francia, a Parigi, ci hanno richiamati, siamo ritornati per altri 20 giorni, e siamo tornati anche a fare un altro spettacolo, sempre con la regia di Ronconi. Mi trovavo per strada con altri colleghi, a un certo punto un signore mi fa: Excusez-moi, ma vous êtes Roland? Ecco, essere riconosciuti, io uno straniero che ero stato 20 giorni soli a Parigi a fare lo spettacolo, ecco, sono emozioni. Vuol dire che qualche cosa ho portato, abbiamo portato. Quando io, sempre a Parigi, raccontavo la pazzia di Orlando, di come Orlando è diventato pazzo per amore, perché è fuori dal suo tempo, non solo per amore, è diventato perché non è dentro il suo tempo. E c'era una signora che tutte le sere, siccome io facevo su un palco al centro e la gente intorno era appoggiata al palco così, che piangeva. Senta, qual è la donna più importante di Ariosto? Perché no, spettacolo... sono tante perché ognuna no, il suo non... grande amore. No, io Orlando era innamorato di Angelica, ma Angelica approfitta di Orlando. Orlando non le ha mai chiesto: mi vuoi bene? Mi ami? No, perché è convinto che lei sia innamorata di lui. In realtà lei si serve di lui. È molto femminile questa cosa. Si serve di lui per essere protetta. Cioè, quando incontra il giovanotto Medoro che le piace, si innamora pazzamente, e sono bellissimi i versi in cui lei sente un'insolita pietà. Le prende il cuore per questo giovanotto ferito. Pietà che diventa amore, amore vero, completo. E il povero Orlando troverà le vestigia di questo amore e impazzirà per quello. Senta, un'ultima cosa. Avete riproposto lo sceneggiato televisivo qui in piazza, sì, terra. Sì. Come il pubblico? Il pubblico, io non c'ero, non lo so, ma immagino che sia stato accolto sempre bene, perché è un'opera di fantasia, è un'opera in cui le cose vengono dette come vengono raccontate, come venivano raccontate nelle stalle, quando parlo della vita contadina dell'Ottocento. Sono storie che in Toscana, qui in Toscana, i contadini una volta sapevano alcuni versi della Divina Commedia e molti dell'Ariosto, cioè dell'Orlando Furioso, perché sono più semplici, più facili, ci sono le rime che sono, però è una sapienza che è
se tutto italiano direi. Tutto italiano. Se attecchiscono queste cose, se prendono piede, vuol anche dire. Il contadino ha una sua poesia. Assolutamente, assolutamente. Sono come le canzoni, adesso sono le canzoni, sono alcune bellissime. Perché piacciono quelle belle? Perché piacciono i versi belli? Grazie. A voi. Grazie. Buonasera, grazie di essere qui in questa serata dedicata a Ludovico Ariosto e all'Orlando Furioso. È una serata speciale perché abbiamo un ospite speciale, se vogliamo parlare di Ariosto e di Orlando Furioso. Abbiamo questa sera con noi il suo interprete famoso in tutto il mondo, internazionale, il volto che ha dato vita a Orlando in teatro. Dell'Ariosto in teatro non poteva che avvenire con la sua presenza. Ma lo vedremo dopo, sapete tutti, è Massimo Foschi. Ma lo vedremo dopo. Adesso dobbiamo introdurre il perché. Il perché in questa città, Castelnuovo di Garfagnana, ha un significato speciale parlare di Orlando Furioso, perché l'Ariosto qui è di casa, perché l'Ariosto qui è stato governatore, perché l'Ariosto è stato il personaggio importante e oggi forse il testimonial della cultura per questa città. E quindi avere un testimonial di questo tipo non è una cosa da niente, è una cosa che va ricordata, che va celebrata, e insieme all'Ariosto io credo che vadano celebrate anche tutti coloro che hanno saputo portare la sua opera e la sua poetica in mezzo alla gente. E questo è avvenuto in teatro grazie ad alcuni grandi personaggi di questo nostro secolo. E mi riferisco ad esempio a Luca Ronconi, forse uno dei più grandi registi del XXI secolo. E forse anche l'uomo di cultura più amato e più popolare, visto che lui fece e parlò sempre in modo alto e fece cultura e teatro in modo alto per tutti, però seguito da masse folle di persone. Il suo Orlando Furioso è stato il modo per usare un termine un po' poco ortodosso, ma che rende molto bene l'idea, sdoganare in teatro per il grande pubblico, per le masse, un'opera di un poema eccelso. Intanto un grazie alla direttrice artistica Consuero, perché devo dire ha fatto un lavoro veramente importante, ha dimostrato che non era una, che è una persona molto sensibile, che su questi temi credo molto importante, perché poi noi pensiamo al 22 non come una celebrazione di Castelnuovo, perché Cinquecentesimo è l'arrivo, ma il tema è coinvolto. Parte della nostra storia, le musiche di Chiaramello sono bellissime, ma questa sera avremo anche l'onore di avere un maestro straordinario che aveva già pensato all'Orlando e aveva già composto per l'Orlando, che è il maestro Piero Gaddi, che eseguirà, ci farà questa sorpresa di eseguire con un suo arrangiamento queste straordinarie musiche durante il dialogo che Gianfranco Capita, scusate, e Massimo Foschi avranno qui tra poco. Quindi io li invito a salire sul palco, Gianfranco Capitta. E Massimo Foschi, che onore. Grazie di essere qui. E lascio a voi, lascio a lei il microfono. Prego, dottore. No, quella è di Orlando, non è mia. Allora, qui la possiamo togliere. Beh,
perché sei nella follia o perché sei rinsavito? Perché sono rinsavito. Ah, vabbè. Shakespeare, appunto, i testi ottocenteschi, la grande letteratura del Novecento. Continuava a scavare, a trovare testi notissimi oppure inediti, sconosciuti. Sport. Pazienza. Era un, per dirvi, erano degli esempi, erano immagini diverse, mischiate. Erano le salme dell'arciduca Ferdinando ucciso, per cui scoppiò la prima guerra mondiale. Cioè, spettacoli colossali, giganteschi, no? Che anche lì, insomma, succedevano cose, tra cui una facciata del palazzo, appunto, il palazzo degli Ori, e addirittura di andare sulla Luna, che non è tanto strano, perché 69 è l'anno in cui anche un americano riuscì ad andare sulla Luna. Non so se a prendere la testa o a perderla, ma insomma, ho visto quello che è seguito dopo. L'incolumità dell'attore. Sì. Però sì, io ero su un piano inclinato e stavo aggrappato con le unghie e doveva raccontare una storia di un uragano, di un temporale. Inciampò sotto e io sentì porca. Ne parlai con mia sorella, le chiesi consiglio, lei si mise a ridere e mi disse: ma se hai già deciso che domani mattina parti? Ed era vero, quella prima volta. È stato difficile, ho impegnato molto molto di me stesso. Io ho fatto vari mestieri, non all'americana. È ispirato. Prima me lo sono ascoltato perché non avevo mai sentito se non dei brevi tratti. E aspetti un attimo, perché Ronconi, sì, per la versione televisiva e la versione di Chiaramello, io spero che vi piaccia. Grazie. Thank you.
il fin d'ottobre e il capo di novembre. Nella stagion che la frondosa vesta vede levarsi e di scoprir le membra, trepida pianta finché nuda resta e van gli augelli a strette schiere in sembre, io allora entrai nell'amorosa inchiesta, né tutto il verno appresso lasciai quella, né la lascio or nella stagion novella. Questo era il suo inizio. Grazie. No. Ma voglio arrivare e concludo. Ariosto conosceva il pubblico femminile, conosceva benissimo le donne, ne aveva frequentate personalmente, era stato un buon amante, aveva avuto due figli e alla fine si era unito ad Alessandra e la teneva nascosta, diciamo. Era pudico, soprattutto femminile. Le sue donne sono ritratti di donne fantastici per la varietà, per la mobilità. Che cosa dice lui? Finisce il canto 23 con Orlando che è diventato pazzo perché Angelica si è messa con Medoro e lui ha scoperto i nodi, che loro, le loro firme, le loro cose, quello che abbiamo visto in parte. E compie delle imprese orrende, addirittura uccide pastori, sventra greggi, eccetera. Finisce il canto 23. All'inizio del canto 24, Ariosto dice, parlando in prima persona, non più come personaggio Orlando, ma lui, autore: chi mette il piè sull'amorosa Pania, cerchi ritrarlo e non v'inveschi l'ale, che non è insomma amor se non insania, a giudizio dei savi, universale. E sebbene come Orlando ognun non smania, suo furor mostra qualch'altro segnale. E qual è di pazzia segno più espresso che per altri voler perder se stesso? Vari gli effetti son, ma la pazzia è tutt'una però che li fa uscire. Gli è come una gran selva, ove conviene a forza la via smarrire, chi qua, chi su, chi già, chi giù, travia. Per concludere, insomma, io vi voglio dire: a chi in amor si invecchia, oltre ogni pena, si convengono i ceppi e la catena. Ben mi si potria dir, frate, tu vai l'altrui mostrando e non vedi il tuo fallo. Io vi rispondo che comprendo assai, or che di mente ho lucido intervallo, e t'ho gran cura, e spero farlo mai, di riposarmi ed uscir fuor di ballo, ma tosto far come vorrei non posso, che il male, l'amore, è penetrato infino all'osso. Grazie. Buonasera, signori e signore. Il tradimento di Angelica ha sottratto Orlando, impazzito per amore, alla guerra dei cristiani contro i mori. E il suo ritorno alla normalità è necessario affinché dia il suo decisivo contributo alla battaglia. Per questo, Astolfo, che sono io, viene incaricato da Dio di recuperare il senno dell'eroe. Ah, si raccolgono tutte le cose che si perdono in terra. Nel viaggio in groppa all'ippogrifo sorvola tutta l'Europa,
e atterra in Etiopia, che libera dalle arpie, si libera dall'incantesimo della maga Alcina che lo trasforma in mirto e scende nel vestibolo dell'inferno e poi arriva fino al paradiso terrestre. 5 metri e mezzo, 2 metri. Sulla luna Astolfo è accolto da San Giovanni Evangelista, che lo scorta poi lassù, a bordo del carro d'Elia, e gli fa da guida. Inizia così il viaggio prodigioso di Astolfo e San Giovanni, che superando la sfera del fuoco arrivano sul regno della luna. Qui tutto è simile all'acciaio, privo di qualunque macchia. Il Giovanni Battista mi prese per mano e seco scorse di molte cose di silenzio degne e poi disse: figliuol, tu non sai forse che in Francia accada, ancor che tu ne vegne, per dar morte a Rinaldo, suo cugin fedele. E Dio per questo vuole che gli va folle e mostra nudo il ventre, il petto e il fianco. Si legge che volle Nabucodonosor Dio punir anco, che 7 anni il mandò di furor pieno, sicché qual bue pasceva l'erba e il fieno. Il suo senno si renda. Gli è ver che ti bisogna altro viaggio far meco e tutta abbandonar la terra. Come la luna questa notte sia sopra noi giunta, ci porremo in via. 4 destrier via più che fiamma rossi, il giogo il santo evangelista aggiunse, e poi che con me rassettossi e prese il freno, in verso il ciel li punse. Ruotando il carro per l'aria levossi, mirabilmente era ridotto ciò che si perde, o per nostro difetto, o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là. E d'astrologi raccolto e di poeti ancor venera molto. Tolsi il mio, che me lo concesse lo scrittor dell'oscura apocalisse. L'ampolla in ch'era al naso sol mi misi. E par che quello al luogo suo ne gisse. Il senno ritornò. Poi l'ampolla presi, la più capiente e piena, dove il senno d'Orlando era racchiuso.